Perché insieme alla mia amica commentavamo questo, la mia amica mi diceva: Franci, commentami, Franci, invece di guardare tutti gli occhiali commenta le mie scarpe. Ma no, è facile camminare sul manto erboso? Sì, brava, è molto facile, però io ho avuto seri problemi perché in chiesa, essendo la sorella dello sposo, e quindi l'ho anche accompagnato all'altare, avevo dei tacchi molto alti. Sto facendo un monologo? No. Come mai questa idea di fare il matrimonio? Perché mio fratello è il capo ultras del Catanzaro e quindi ha sempre nel suo cuore c'è il Catanzaro e Jessica. Ora diciamo prima Jessica e poi il Catanzaro. Davanti all'altare è stato bellissimo perché ho detto finalmente il sì a Jessica, che l'amo da morire, però l'emozione più grande secondo me fa lo stadio. Sincero. Allo stadio perché allo stadio è il massimo, vedere tutti gli striscioni attaccati, tutta la storia nostra, brindare con i miei ragazzi di Ultras Catanzaro, avere tutti i gemellati qua insieme a noi, i ragazzi di Brescia, i ragazzi di Firenze, i ragazzi di Barletta, i ragazzi di Salisburgo, di Reggio Calabria, di Siracusa, di Olbia, insomma ci siamo tutti, oggi è la festa nostra. Questa idea meglio, ultimamente credo che andranno più in matrimonio che le partite. Potrebbe essere un'ottima iniziativa per incrementare il come comportarci all'interno dello stadio, quindi approfittare di un'occasione così del genere, così intima, importante, ma allo stesso tempo ricordando che magari lo stadio si può stare anche in quella maniera così soft, perché no? Trovo una cosa simpatica perché addirittura Sky sta riprendendo la cosa, perché lo fa rientrare tra i quattro matrimoni di quella trasmissione, questa gara, speriamo prenda il premio così si paga anche il matrimonio.